Ciao ragazzi, eccomi qua. Allora, questo è un piccolo vlog di aggiornamento su alcune cose che appunto ci tenevo a dire e anche a ribadire perché le ho già dette. Allora, la prima cosa che voglio comunque dirvi per aggiornarvi un po' sul canale, su tutte le mie attività, è che appunto vi avevo promesso tanti video in quest'estate perché ero convinta di avere molto più tempo libero. Invece, un po' per il lavoro, un po' per problemi di salute, un po' per la salute di mia nonna che ancora non sta bene ed è ancora in ospedale, insomma, tante cose messe assieme che veramente mi lasciano, cioè, pochissimo tempo per fare i video. Addirittura ho veramente non ho nemmeno più il tempo per me per dipingere. E questo mi dispiace. Spero vivamente che dalla, diciamo, le ultime 2 settimane di agosto di riuscire ad avere un pochino più di tempo. E a settembre, inizio settembre, spero di riuscire a fare almeno un pochettino di vacanze perché non ne ho ancora fatte, sono proprio stanca. Ecco, questa è una piccola parentesi, quindi se non arrivano tutorial così spesso come speravo e penso speravate anche voi, non è perché non, appunto, non li voglio fare, ma veramente non ho il tempo. Un'altra cosa che ci tengo a dire è che appunto tutti quelli che mi scrivono, che mi chiedono, mi fanno domande, mi chiedono pareri, opinioni, eccetera, eccetera. Allora, non so se l'avrete notato, chi mi scrive, mi pone le domande sotto i video nel canale di YouTube, sotto il mio video, con dei commenti, riceve sempre una risposta, e anche abbastanza velocemente, perché per me è molto più comodo, cioè io ricevo le notifiche e quindi rispondo man mano, non accumulo troppe domande e ogni tot, appena un attimo di tempo, rispondo. Stesso discorso per Facebook, anche lì chi mi scrive sulla bacheca, chi posta dei quadri, delle proprie opere per avere un'opinione, per chiedermi cosa ne penso oppure un consiglio, rispondo sempre, ho sempre risposto a tutti e continuerò a farlo. C'è ancora tanta, tanta, tanta gente che mi scrive in privato su Facebook, in privato su YouTube e in privato via email. Di solito queste persone mi scrivono perché hanno domande lunghe, lunghe nel senso mi chiedono tante tante cose in un messaggio solo. Io veramente non ce la faccio a rispondere, quindi vi avviso che chi vuole una risposta deve per forza metterla o come commento sotto un video nel canale YouTube oppure sulla bacheca di Facebook, altrimenti in privato non è garantita la risposta. Se ho tempo, mi capita una risposta a qualcuno che mi chiede qualcosa di veloce, così, e mi capita di vederla ed ho il tempo, può darsi che io risponda, però non è assicurato, cioè il 90% delle volte non rispondo più. Non rispondo più perché non ce la faccio, cioè non riesco a gestire tutte questi messaggi che dicevo, cioè calcolate che ne ricevo circa una trentina, anche di più al giorno. Quindi mettete che per rispondere ad un'email o ad uno di questi messaggi che sono parecchio con tante domande, molto lunghi, magari ci metto, non so, 3 minuti, 3 minuti per 50 messaggi al giorno, cioè la cosa diventa effettivamente pesante, cioè mi porta via tanto tempo. Avessi il tempo lo farei tranquillamente. Non mi va nemmeno di delegare la cosa a qualcun altro, cioè potrei dire a qualcun altro, persone che conosco, persone comunque che, amici, parenti, chiunque o anche persone che conosco sul web, potrei dire guarda, ti passo tutto quello che dicevo, rispondi tu al mio posto.
Sono sincera, sono limpida e onesta, quindi non mi va di farlo, perché so che se chiedete qualcosa volete una risposta da me e non da un'altra persona che, tra virgolette, si spaccia per me. Quindi preferisco essere sincera, sembrerò magari stronza perché non rispondo più, però purtroppo devo decidere, cioè non posso continuare a fare così, o mi tengo il tempo per fare video, quel poco che ho, oppure lo uso tutto per rispondere alle domande di chi mi scrive. Dovendo scegliere, preferisco, perché so che siete in tanti, veramente usare questo tempo per fare dei video, oppure per aggiornare il canale su Facebook, aggiornare il mio canale YouTube, insomma, fare queste cose, tenere vivo, cioè un rapporto più diretto con voi, ed è per questo che preferisco, cioè preferisco, risponderò solo appunto a chi scriverà le domande o qualsiasi cosa in questo modo. Se poi mi volete scrivere dei saluti, mi volete scrivere qualcosa in privato, potete farlo, però ecco, non arrabbiatevi se non arriva una risposta. Finché mi scrivete qualcosa, io vi rispondo grazie mille, un bacione, buona giornata, grazie mille, sto bene. Ok, ci metto 30 secondi, però ecco, per le domande, per le critiche sui vostri lavori, per le opinioni, per i consigli, no, non rispondo più. Questo era un punto appunto che ci tenevo a chiarire. Un'altra cosa, ultimamente stanno ritornando alla carica, diciamo, la crociata degli ignoranti, nel senso non dispregiativo, ma nel senso ignoranti, perché probabilmente ignorano tante cose e forse sono anche persone che, non lo so, non hanno nient'altro da fare che andare a, tra virgolette, rompere le scatole sui canali degli altri. È successo proprio recentemente su Facebook, ho dovuto bloccare delle persone. A me dispiace sempre bloccare delle persone perché non mi sembra una cosa brutta, però non posso neanche, cioè non voglio assolutamente che i miei canali vengano sporcati da queste persone che scrivono veramente commenti stupidi e si vede proprio che c'è solamente la voglia di cercare la lite, la voglia di denigrare le persone e questo non mi piace, non mi piace per me perché quello che faccio lo faccio per voi, lo faccio gratis, nessuno mi paga, lo faccio con passione e mi dispiace anche per voi perché non è bello comunque che si offendano persone che mi seguono. Non è bello che chi mi segue sia costretto a leggere queste schifezze messe nei miei canali e quindi preferisco bloccare. Accetto, lo sapete benissimo, le opinioni, accetto le critiche costruttive, mi vanno benissimo, magari dibatto, ci si scambiano pareri, ci si scambiano certe volte anche con toni magari un pochino accesi, mi va benissimo. Però con persone comunque intelligenti e che rispettano gli altri. Perché, come dico sempre, dietro a questa videocamera non c'è un manichino, non c'è una. Non sono un personaggio dei cartoni animati o non lo so di che cosa, sono una persona e come tale pretendo di essere rispettata. E non mi piace quando appunto qualcuno diventa maleducato e mi manca di rispetto. Quindi questo, come avevo già detto in un altro video, è chiaro, non perdo più di tanto di quel tempo a rispondere, rispondo magari un paio di battute, se la persona insiste, continua e aumenta i toni, aumenta gli insulti, viene bloccata, basta, non perdo nemmeno tempo a stare a guardare chi è, chi non è, non mi interessa, non. Chi mi ama mi segue, chi non mi vuol vedere basta che gira canale. Se invece continua a guardarmi, continua a scrivermi, a insultarmi oppure a scrivere cose maleducate, vuol dire che probabilmente qualche problemino ce l'ha questa persona e di certo non ce l'ho io e non l'avete voi che mi seguite con affetto.
Non posso piacere a tutti, non voglio nemmeno piacere o pretendere di piacere a tutti, però visto che c'è la libertà totale, io se qualcuno non mi piace non guardo il suo canale, non guardo i suoi video, se mi capita di vederne uno che non mi piace cambio, ma non mi metto a scrivere insulti o a scrivere cose solo per creare liti, assolutamente. Bene. Che dire, appunto, ci sarà un altro vlog, a breve dove vi racconterò un po' le novità che voglio introdurre nei video nel canale YouTube. Ho in mente alcune cose, alcune rubriche nuove e spero che appunto che le idee vi piaceranno. E questa idea mi è venuta per il fatto che appunto fare tutorial è sempre un po', cioè non ho mai il tempo, mentre fare video come questo qua, parlato. Mi porta via molto meno tempo, quindi per non lasciarvi senza video e perché comunque mi piace farli, ho pensato di introdurre delle rubriche meno, tra virgolette, impegnative di quello che può essere un tutorial. Quindi vi saluto tutti, vi mando un bacione grande e grazie veramente di cuore per seguirmi. Spero vivamente che capiate le motivazioni di questo video, specialmente quello che ho detto nella prima parte riguardo al fatto che non risponderò più in privato. Spero appunto che non la prendiate come una mia, non so, adesso questa si è esaltata, si crede la regina del web. Non è così, è la realtà dei fatti, non ce la faccio, cioè è veramente una questione di gestione del tempo. E il tempo, cioè io avrei bisogno giornate di 48 ore per stare dietro a tutto e quindi penso che mi capirete perché è così per tutti, non è così solo per me. Il tempo non basta mai, cioè siamo sempre tutti veramente impegnati, tutti abbiamo un sacco di problemi, la vita non è mai facile, e quindi so che mi capirete. Vi saluto, un bacione, a presto, ciao ciao!